un baffo al termine del primo tempo la partita a Cicatello contro Teste Matte, semifinale di ritorno, state conducendo voi per 3-1 con un vantaggio di una rete dell'andata. Primo gol realizzato soprattutto grazie alle tue magie a centrocampo, però hai preso due friarilli, niente male. C'è. Due. Pensando di prendere pure un terzo nel secondo tempo. Quarto. Però l'importante è che vincete, no? Sta che arriviamo in Forse finale. c'è il dubbio sul gol della squadra avversaria, sì. La nostra squadra che mi ha visto un autogol da parte tua, è vero? Sì. Proprio ufficiale. Sì, ciao. Va bene, complimenti, in bocca al lupo per il secondo tempo. Siamo qui con Verde e Vetrano, i due finalisti della San Berdice con la Lega Alberti. Oggi avete affrontato la semifinale di ritorno, voi contro il Deportivo La Carogna e voi contro Teste Matte. Tutti e due siete imposti con grandi risultati netti, non so dire niente su queste partite. Allora Giorgio, partiamo da te, 49 gol stagionali, a 50 scatta il bonus da parte Gallo, del signor Gallo. Gallo deve offrire a tutta la squadra e a Jost. Va bene se mi impostati da molto, Gioia Fuori. Ma c'hai tre palle! Obiettivi per questa finale personali, battere Vetrano. Giovanni, quante palle hai? Anto, invece voi siete imposti anche in questa partita, una squadra diciamo a più organico rispetto al Cicatello, siete più organizzati in mezzo al campo, però forse la differenza fa nei singoli. Te lo sono ammazzare se ci fai, diciamo. Perché è mio vero. Ah, mi sei debito in inglese, ci stavo pure io. Vetrano, dici che a tre palle, che è vero. Vabbè, comunque è tutto da dire, sarà una partita abbastanza... Cioè, con tre palle ma se vinci ci esci le palle. No, posso dire una cosa, la chiave della se squadra vinci, se vinci la finale ci esci le palle tutte e tre così leviamo ogni dubbio di Albano ora sicuro online pure va bene no, cioè, online se a chiamare sì dobbiamo essere in streaming va bene bocca al lupo per la finale la settimana prossima dalla sportività sì, che gioco.